Consigliere Roberto Verrocchio, il gruppo PD propone alla provincia, nel prossimo consiglio appunto provinciale, di girare i soldi del bollo auto sul territorio. Sì, sostanzialmente noi nella delibera che abbiamo appena depositato prendiamo atto delle difficoltà degli enti e delle difficoltà annunciate più volte da parte dell'amministrazione provinciale circa la possibilità di fare non solo la manutenzione straordinaria delle strade ma anche quello ordinario. Non sfugge a nessuno che lo stato delle strade è veramente pericoloso, soprattutto per gli utenti, per gli automobilisti, per i ciclisti e anche per i pedoni. Ci sono numerosi tratti interessati anche da viabilità altissima e da passaggio anche di autoambulanze in alcuni tratti provinciali. E quindi che cosa abbiamo chiesto rispetto a questo tema? La provincia di Teramo, attraverso il bollo auto degli automobilisti, fa introitare alla regione Abruzzo oltre 20 milioni di euro. Pensate che la regione Abruzzo dovrebbe introitare circa 100 milioni per le quattro province, poiché sono soldi che provengono dalle vetture, quindi gli automobilisti cittadini versano i soldi per il bollo auto. Riteniamo giusto che in un momento particolare e delicato come questo, quei fondi o parte comunque di quei fondi siano rigirati sul territorio per far fronte alle emergenze, quindi non solo per il tramite della provincia di Teramo, ma perché no anche per il tramite dei comuni. Abbiamo depositato questo punto, al prossimo consiglio vorremmo che anche il centrodestra condividesse, ovviamente ci rivolgeremo insieme laddove questo accadesse al consiglio regionale affinché in occasione del prossimo bilancio regionale o anche attraverso misure straordinarie parte di questi fondi possono essere utilizzate, anzi al più presto possibile, per rimediare a qualche insicurezza che abbiamo, a molte insicurezze che abbiamo sul territorio.